Come vi ho fatto vedere, ho buttato quasi un chilo di pasta perché tra poco arrivano mio fratello, mia cognata e i bambini, andiamo al lago e cioè torniamo al lago. Mi sa che andiamo esattamente dove siamo andati ieri con Teo, e, però andiamo con loro perché Teo oggi lavora, anche se è domenica, e quindi se devo fare la pasta fredda ho fatto le penne, le mezze penne, perché era l'unica pasta che avevo tanta quantità uguale. Che è successo? Ok, niente, era il cavalluccio. Piano, amore, ho sentito un casino. Sì, sì. Vabbè, comunque adesso mi lavo la faccia e mi sistemo un minimo. E devo sistemare anche lei. Si deve... Dove sei? Si deve lavare i dentini. E vediamo magari di fare qualcosa con questi capelli, perché fa caldo e rischia di sudare troppo. I denti. La pasta e l'ho anche già colata, eccola qua. L'unica cosa è che devo tagliare un sacco di pomodorini, un sacco di tonno, olive, formaggio, comunque per condirla per tutti quanti devo fare tanta roba. E ieri mia cognata l'ho sentita, cioè tramite messaggio vocale, a un certo punto mi ha risposto tipo che non, da lì in poi non mi avrebbe più risposto niente perché era presa, no? Io ho capito dal tipo di voce che c'aveva che aveva da fare, ho detto ok. Adesso ho chiamato lei, ho chiamato mio fratello, non mi risponde. Io ho paura che... Cosa c'è, amore mio? Sali sul cavalluccio. Lo vuoi portare fuori? Ok. Io ho paura che sia successo qualcosa. Spero di no, però di solito non fanno così, quindi ho paura che... appunto se è successo qualcosa. Io finché non ho notizie non mi metto a condire un chilo di pasta, perché metti che poi veramente è successo qualcosa. Ok, a posto, mi ha richiamato mio fratello, non è successo niente. I bambini stanno facendo colazione, stanno guardando i miei video, non vogliono più guardare i cartoni, mi ha detto mio fratello che vogliono guardare i video della zia. Io li amo troppo. E basta, mia cognata sta ancora riposando, per quello non mi risponde. E basta. Quindi adesso tagliamo tutti i pomodori. Eccola qua, pasta pronta, ho fatto anche un altro formato perché mi sembrava troppo poca e basta, la metto qua a raffreddarsi un pochettino, intanto ho già pulito tutta la cucina, tutto a posto. Finalmente alle 11:20 faccio colazione, sì, c'ho una fame, mi sono fatto un caffè un po' troppo lungo e fette biscottate, finalmente. Se vuoi. Che cosa, amore? Mi vuoi l'indietro! Ah, è l'ombra, amore! Ombra!
È l'ombra. Non si sente, mamma. L'ombra della mamma, sì. Allora, abbiamo finito di fare colazione. Comunque Selena ha fatto la cacca, quindi la devo subito cambiare. Meno male che il borsone del lago l'ho preparato ieri sera, quando siamo tornati dal circo e dalla gelateria. Se avete visto il video di ieri lo sapete, che siamo andati lì. Comunque, niente, devo cambiare, ha fatto la cacca. Allora, abbiamo cambiato già il pannolino, abbiamo anche apparecchiato la tavola, perché in tutto ciò si è fatto tardi. Sono le 12:15. Quindi si farebbe veramente troppo, troppo, troppo tardi. Ora che arriviamo facciamo tutta la strada, ancora non sono neanche arrivati. Però tutta la strada in macchina, troviamo posto, ci mettiamo a mangiare, si fanno le 2:30 come minimo. Quindi mangiamo qua a casa appena arrivano e poi dopo andiamo al lago. Così abbiamo anche già digerito e siamo pronti per fare subito il bagno. Ci siamo organizzati così alla fine dei conti. Allora, qua sono arrivati tutti quanti. Abbiamo già anche finito di mangiare. Soltanto che non ho non ho ripreso niente. Però questa è la prova. E niente, adesso stiamo mangiando le fragoline del nonno Severino, il nonno della Jenny. Severino, so che guardi i video, buonissime, buone buone, veramente. Ma me, Sele, è buona? Apprezzo molto. Ma se le buone. Finiscono tutte. Mastica bene. Ancora? Qua ho messo su il caffècito, caffècito, quando è pronto lo beviamo e poi si parte. Ed è tornato anche Teo da lavoro. Guardate qua, abbiamo un equilibrista. Guarda qua. Aiuto. Vai. Il salto del 3 a pattinaggio sul ghiaccio ce lo insegna D'Agostino Sofia. Vai. Vado. Vai. Il molleggio. Più difficile. Ok, ce l'abbiamo fatta, siamo ufficialmente partiti. Abbiamo deciso che, dato che siamo con due macchine, è domenica, mezzogiorno passato e fa un caldo torrido, il lago sarà pieno così, i parcheggi non ce ne saranno neanche a pagarli. Quindi andiamo adesso al centro commerciale Meridiana, lasciamo lì le macchine, prendiamo il treno e andiamo col treno, così almeno andiamo proprio sul lago, scendiamo giù e andiamo a bagnarci senza perdere un sacco di tempo per il parcheggio. Abbiamo la super principessa qui con noi in macchina, ogni volta ci tiene a venire con gli zii e qua abbiamo la principessina. Ok, ci siamo, loro sono qua che ci stanno seguendo, andiamo a tuffarci al lago. Comunque prima non mi sono soffermata più di tanto, ma sono iper felice che Teo ha finito prestissimo di lavorare. Me l'aveva accennato ieri che forse c'era poca roba e che quindi probabilmente finiva prima, però ha finito proprio presto presto presto, sono troppo contenta. Ok, allora abbiamo parcheggiato le macchine, stiamo andando subito in stazione anche di corsa. La principessina. Sono le 07, il treno parte e 15, quindi ci dobbiamo proprio muovere perché stiamo ad aspettare un'ora, è tantissimo. E basta, andiamo. Ok, questa è la stazione, l'unica roba che bisogna fare tutto il giro è cucù. Ok, sono arrivate. Oddio, sono già stanca. Siamo partiti. I suoi grattini. Che relax. Tutte e due fratelli. Che relax. È proprio mia figlia. Guarda, va bene.
sono le mostre. Che carino. Comunque, Laura. Che bello. Ma è lui, la più grande opera d'arte, è lui. Qua il viaggio ha aperto l'appetito, però siamo arrivati. Stiamo andando qua con mia cognata e mio fratello a tuffarci. Andiamo a fare il primo bagno. Ieri non l'ho fatto, quindi devo assolutamente farlo. Teo ha preso tutti i bambini, tutti e tre, e è andato diretto in acqua. Così. Non ha detto niente a nessuno, è preso e è partito. Ah, che male. Ecco qua c'è Sofia, Teo e Fede. E Franci. Eccolo. Si è arrabbiato un po' il lago. Amore! Si è arrabbiato il lago. Si è arrabbiato il lago? Ma qua le onde, si chiamano onde. Onde! Sì, grazie mamma. Grazie mamma. Sì. Cos'è che stai mangiando, Sele? Grazie. Che cos'è questa? Grazie. Grazie. No, no, ma come si chiama questo frutto? Banana. Grazie. Banana. Grazie, grazie. Selena l'ha detto grazie. E tu? Come si dice? Grazie. Ma l'ha detto, e io sì. Bravo, Gianni. Aspetta, vuoi toglierla questo? La togliamo. Sì, le manine. È buona? Ah no, non serve. Giallo? E gli hai chiesto alla zia come sei? Bella. Ah zio! Anche io, anche io. Anche la zia ti vuole dare un bacino. Telecamera. No, la zia. Alla zia non si può. Mua. Oh, bacini per tu. Mua. Impegnatissima, c'ho da lavorare. Voi ce l'avete una massaggiatrice con i fiocchi? Io sì, è Sofia. Capito amore? Amo? Teo? Sì. Impara, così si fa. Alla sera. Guarda, io neanche un massaggio. Piccione. Partita col piccione. Lo vuoi mamma? No no amore, grazie. A me piace. Madonna. Peso molto di più. Se ne può fare un corrio anche Franci con me? E poi lo fa con Franci e te insieme? Sì. Va bene. Franci, è il tuo turno. E lì amore. Fratello e sorella. Mi sa che una ripresa del genere l'avevo fatta anche l'anno scorso. Sono cresciuti. Sassi. Oh, i sassolini. Sì, sì. Aperitivo, focaccina con mia cognata che ci ammazza a noi. Allora, qua la situazione è così. Io e mia cognata ci siamo fatte lo spritz. Mi ha mangiato la focaccia, le patatine e i tarallini, perché ci avevamo portato quello con l'aperitivo. Gli uomini sono stati con i bambini a giocare tutto il tempo nel parco. E io mi sento un attimo disorientata perché lo spritz mi sta salendo. Non sono abituata a bere, lo sapete, non bevo mai. Solo che mi sto sentendo un attimo che mi gira la testa. Tipo non riesco a fare i movimenti veloci. Se guardo in basso
e poi sposto lo sguardo velocemente verso l'alto, mi gira la testa. Stiamo andando a casa. Stiamo tornando a casa per cenare, cioè facciamo le docce, ceniamo e basta. Così. Stiamo andando. Altri due uomini che fanno i papà. Guardateli qua. Il mondo è cambiato, amici. Allora, stavamo parlando io con la Sole, che sono qua. Volevo capire un attimo le sue preferenze, no? Quindi facciamogli un paio di domande. Sofì, qual è il tuo cartone preferito? Sazia. Certo, me l'aveva già detto prima, però volevo farvelo sentire. La mamma ti dice, ti metti i cartoni e tu cosa chiedi? I video della zia? Sì. Un botto di gente! Un botto di gente! Ok, allora, siamo arrivati alla macchina. E qua abbiamo una pulcina stravolta. Stravolta. Oh, casino, questa polpettina qui. Una trottolina bella. Aglio, aglio e peperoncino. Oggi è il giorno dopo e come vi dicevo Sofia è rimasta a dormire da noi e stamattina fa caldo, quindi ho montato con l'aiuto di Sofia la piscina. E anche Selena ha dato il suo contributo, ci ha passato tutti i pezzettini del tappetino da mettere sotto e basta, quindi loro si stanno facendo il bagno e io vi volevo chiudere così questo video. Io spero tanto 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 che vi sia piaciuto, che sia stato di compagnia e di intrattenimento. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, per farmi sapere che mi sostenete. Io vi lascio un bacio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao 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 ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.